We are here this week to think about new perspectives on Paul of Tarsus. Noi questa settimana abbiamo cercato di parlare delle nuove prospettive sugli insegnamenti di Paolo. Although it was scholars who invented this term, we're not interested just in fascinating historical discoveries. Sebbene noi ci siano stati degli studiosi che abbiano inventato questo termine, nuova prospettiva, noi non siamo semplicemente interessati alle scoperte storiche, che pure sono importanti. For some of us, the insights that are found by the works of serious and recognized scholars can keep our attention. Ovviamente, però, crediamo che le scoperte di questi studiosi meritano da parte nostra una notevole attenzione. But how these new perspectives can help us in the 21st century, that's what we're here to talk about. Ma la cosa di cui dobbiamo veramente parlare è come questa nuova prospettiva su Paolo ci può aiutare oggi nel XXI secolo. Some scholars may conclude that they can't help us at all. After all, these letters were written almost 2,000 years ago. Alcuni studiosi direbbero queste cose non ci possono aiutare per niente, sono lettere scritte 2000 anni fa, non sono di alcun aiuto. And not only that, as I stressed last night, these letters weren't even written to us at all. E inoltre, come abbiamo sottolineato l'altra sera, queste lettere non sono state scritte a noi. But one of our great privileges is the opportunity to read the family mail. Ma una delle nostre grandi opportunità è di leggere questa posta di famiglia. So we can start out with the assumption that we're going to get some help. E quindi dobbiamo partire dall'affermazione che ci possono essere di aiuto. So far this week we have learned about the absolutely critical significance of contesto. E durante questa settimana abbiamo parlato, no, molto spesso, no, della cosa assolutamente critico che è parlare del contesto. Contesto for understanding any statement or story in the Bible the way it was intended. Contesto per comprendere qualsiasi affermazione, qualsiasi storia che è compresa all'interno della Bibbia. I'm not saying that we can't find out the truth about how God loves us if we just look into the Bible. Non sto dicendo che non troveremo la verità di quanto Dio ci ama se guardiamo semplicemente dentro la Bibbia. Even the worst translations that I know still somehow communicate that fact. Dice persino la peggiore delle traduzioni della Bibbia che io possa conoscere comunica l'amore di Dio per noi. But there's so much truth, so much insight, so much wonderful blessing that we miss if we don't understand the writings in their context. Ma ci sono tante verità, tante altre cose, tanta bellezza che non possiamo comprendere se non la comprendiamo all'interno del contesto in cui è stata scritta. I'm so fully convinced of this that I came all the way from Los Angeles to talk to you. E sono così tanto convinto di questa cosa che sono venuto da Los Angeles sin qui per parlare di questo. It's wonderful, of course, to be in Italy. È bello essere in Italia. But that's not why I came here. Ma non è il motivo per cui sono venuto qui. I came here to be with you and to talk about the fruit of the work of my life. Sono venuto per parlare con voi e per parlare del frutto dell'opera della mia vita. So on Monday it was the new perspective on the rich variety in the Judaism of the time of Jesus and Paul. Quindi abbiamo parlato lunedì della nuova prospettiva in rapporto al giudaismo in cui Paolo ha vissuto. And some people were surprised to find out how all forms of Judaism in the time of Jesus and Paul were fully convinced of God's grace. E molti sono stati sorpresi dal sapere che il giudaismo dell'epoca di Paolo in tutte le sue forme credeva alla grazia di Dio. Here the new perspective help us to see that these Jews were not legalists. Questo ci aiuta a capire che gli ebrei dell'epoca non erano legalisti. And the teachers of whom the primary ones were among the Pharisees, like Paul. E gli insegnanti che erano tra i più intransigenti, tra i farisei come Paolo. They were trying to lead their people to live such a life of holiness that the entire land would become a temple of God.
volevano che tutta la popolazione ebraica vivesse in maniera tale, in maniera così santa, che tutta la terra di Israele diventasse il Tempio di Dio. If all we know about the Pharisees is what we read about in the New Testament, we don't understand them. Se proviamo a comprendere i farisei con tutto ciò che c'è nel Nuovo Testamento e solo con quello che c'è nel Nuovo Testamento, non riusciamo pienamente a comprenderli. To be sure, there is contest between Jesus and the Pharisees because they were the primary options for the most people in the first century Jews. Per essere convinti di questo, dobbiamo intanto ricordare che i farisei erano la prima scelta per la maggior parte della popolazione ebraica come scelta tra le varie, diciamo, fazioni ebraiche dell'epoca. In short, if we don't have some sense of this new perspective on the Jews of the first century, we will always misunderstand Jesus, we will always misunderstand Paul. E in sintesi possiamo dire che se non abbiamo chiara questa nuova prospettiva, non solo su Paolo, ma anche su Gesù, non capiamo questo contesto in cui si è sviluppato la loro dottrina, non possiamo comprendere pienamente ciò che hanno insegnato Gesù e Paolo. Then we studied 1 Corinthians 7 and learned that our brothers and sisters in Paul's house churches received a new identity in Christ. Poi abbiamo studiato, leggendo in particolare 1 Corinzi 7, che i fratelli e le sorelle seguaci di Cristo hanno ricevuto una nuova identità in Cristo. And this new identity became the most important thing about themselves and how they treated each other. E questa identità diventa la cosa più importante tra di loro e anche nei rapporti che hanno l'un l'altro. Previously, in their identities of Jews, they had permission to despise the Gentiles. Prima, nei rapporti tra giudei avevano la possibilità in qualche modo di separarsi dai gentili, dai pagani. And the Gentiles thought that the Jews were very strange. L'atteggiamento dei gentili nei confronti degli ebrei era molto strano. Men thought just because they were men, they had the right to rule over women. Gli uomini, solo per il fatto di essere uomini, pensavano di poter governare sulle donne. And some men thought they had the right to rule everybody, men and women. E alcuni uomini pensavano di poter comandare su tutti, uomini e donne. So, a very structured society. Una società molto strutturata. And this was reinforced by the fact that some people had gone into slavery or were taken slaves, and other people were their owners. E questo era rinforzato anche dall'esistenza della schiavitù, perché alcuni erano stati presi come schiavi, alcuni erano diventati schiavi e avevano i loro padroni. So one of the really liberating texts that we read in Paul's letter to the Galatians 3:27 and 28. Uno dei testi più liberanti di Paolo che abbiamo letto è Galati 3:27-28. And it claims that in Christ there is neither Jew nor Greek, male nor female, slave or free. E noi sappiamo che appunto questo testo dice che in Cristo non ci sono più né giudeo né ebreo, né uomo né donna, né schiavo né libero. And the text in 3:27 says indeed that this is in the context of being baptized. E il testo di 3:27, il versetto precedente, dice che questo è nel contesto di coloro che hanno accettato Cristo, che sono stati battezzati. And as Paul tells us in Romans 6, baptism is leaving the past behind in the water and coming out to a new identity. E Paolo in Romani 6 dice che il battesimo è lasciare indietro il proprio passato e uscire fuori dall'acqua con una nuova identità. All those people who were baptized have previously been raised to respect these distinctions I've been talking about, Jew against Gentile, men against women, slaves or owners against their slaves. E prima del battesimo tutte queste persone erano state formate, educate, cresciute in qualche modo a avere queste conflittualità, giudei contro gentili, uomini contro donne, liberi contro schiavi. So the big question that faced these people, our brothers and sisters in these early house churches, was were they really willing to do it? Una delle grandi domande che si dovevano fare queste persone che adesso vivevano in queste chiese domestiche, queste chiese in casa, è cosa vogliamo fare? Was an owner like Philemon really willing to treat his slave Onesimus like his brother? Veramente un padrone come Filemone voleva trattare i propri schiavi che siano convertiti come fratelli?
Paul asked him please to do so, but said he was going to come and check up on it later. Paolo dice, per favore, no, libera Onesimo, fai sì, però allo stesso tempo gli dice, verrò a controllare che questo è avvenuto. But did this new identity have any long-term consequences in the lives of these brothers and sisters? Ma questa nuova identità ha anche conseguenze a lungo termine nella vita di questi fratelli e sorelle. As I pointed out, even the martyr Perpetua and Felicitas said that their brothers and sisters were with them right there in the prison waiting to be martyred, and that that was more important than their blood brother or their father. Abbiamo parlato di Perpetua e Felicita che affermavano in prigione che i loro fratelli e le loro sorelle erano lì in prigione con loro aspettando il martirio piuttosto che i fratelli e le sorelle di sangue. But after Constantine, some of the old values came rushing in and people were allowed to call themselves Christians without this transformation. Dopo Costantino però alcuni dei vecchi valori vengono reintrodotti nel cristianesimo e le persone hanno il permesso di chiamarsi cristiane senza più rispettare questa nuova identità. So was Galatians 3:28 true or not? Colossesi 3 No, is it true? Was it true? Galati, no, yeah. 3:28 or not? È vero o no? And the religious teachers in the middle ages said, "Oh yes." Nel Medioevo dicevano certo che è vero. But only in heaven. Ma solamente in cielo. Here everything is the old story. Qui dove stiamo le cose devono andare come andavano sempre. But Paul said absolutely yes. Ma Paolo dice assolutamente sì, è vero ciò che accade in. And last evening we saw the dramatic transformations in both women and men that God had revealed to Paul should be the new life in Christ. La sera scorsa abbiamo visto i grandi cambiamenti che Paolo fa per uomini e donne grazie alla nuova vita in Cristo. This evening what I want to help you do is to see the possibility for leadership by women that was opened up by their new identity in Christ. E questa sera voglio vedere con voi la possibilità che le donne hanno di prendere posizioni di leadership all'interno della Chiesa che è aperta da questa nuova identità acquisita. You're doing great. That's wonderful. I am very aware that the leadership of women in the church is one of the hotly debated issues of our time. Sono perfettamente consapevole che la questione della leadership delle donne nella Chiesa è una dei dibattiti caldi, no, all'interno delle chiese. Not only the Roman Catholic Church insists that women cannot be priests. Non soltanto la Chiesa Cattolica insiste che le donne non possono essere sacerdoti. But there are many also evangelical congregations that insist that women cannot be ministers or major leaders. Ma anche molte chiese evangeliche continuano ad insistere che le donne non possono essere predicatrici o diciamo leader in qualche modo all'interno della comunità. I do not come here tonight with a prejudgment about this. Non voglio partire oggi con un pregiudizio nei confronti di questa posizione. My desire is only to be helpful. Il mio desiderio è solo di essere di aiuto. In trying to understand what the New Testament can help us understand on this important point. Cercando di capire come il Nuovo Testamento può essere di aiuto per noi in questo punto importante della vita cristiana. And anybody who is here who doesn't agree with me tonight, that's okay. E chiunque non è d'accordo con me questa sera che è presente, va bene. But it's all right only if all the evidence, is put out there to be seen. Ma questo va bene solamente se tutte le evidenze, tutto ciò che si può mostrare è messo insieme all'interno della scrittura per capire qual è la posizione. For example, many churches take their position entirely from 1 Timothy 2 or 1 Corinthians 14. Per esempio, molte chiese prendono la loro posizione guardando solo a 1 Timoteo 2 o a 1 Corinzi 14. These two passages are only this much that the New Testament has to say about our subject. E questi due passi riguardo all'argomento che stiamo affrontando sono solo una minima parte di quello che c'è sull'argomento all'interno del Nuovo Testamento.
As a professional historian of the early church, I tell you, if you look out the window of 1 Timothy, you don't see much. E come storico del cristianesimo delle origini, vi devo dire che se voi guardate alla fine, dalla finestra di 1 Timoteo 2, non vedete molto. It's like you look out the window and you see this big tree and you can't see anything around it. È come se guardassi dalla finestra e vedi solamente questo grosso albero che sta lì e non riesci a vedere ciò che c'è attorno. 1 Timothy 2 is just too small a window. E 1 Timoteo 2 è come se fosse una finestra piuttosto stretta. And let me tell you too that I have gone through a process in thinking about these things. E vi voglio anche dire che anche io sono andato attraverso un processo di pensiero rispetto a questo problema. So let me tell you a couple stories. E quindi vi voglio raccontare un paio di storie. As I began to think about these things after writing my book on slavery and found out that 1 Corinthians 7 really has to do with most with men and women. Quando ho iniziato ad affrontare il problema dopo il mio libro su 1 Corinzi 7 sulla schiavitù e ho capito che questo capitolo di 1 Corinzi 7 ha anche a che fare con il rapporto tra uomini e donne. So I tried to find everything I could read about women in the early church. E ho cercato di leggere veramente tutto ciò che c'era a proposito delle donne nelle chiese primitive, nelle chiese delle origini. And one of the articles that I read in a journal in the United States called the Gospel Herald by our Church of Christ brethren. Sì. Uno degli articoli che ho trovato l'ho trovato in questa rivista che si chiama Gospel Herald, che è una rivista delle chiese di Cristo senza strumento, dei nostri fratelli delle chiese di Cristo senza strumento. Was by a professor who at that time taught at a school in Texas called Abilene Christian University now. Era di un professore che insegnava all'epoca alla Università Cristiana di Abilene in Texas. His name was Neil Lightfoot. Neil Lightfoot? Yeah, Neil Lightfoot, yeah. Allora, il suo nome era Neil Lightfoot. So he wrote this article on 1 Corinthians 14:33b to 35. Lui ha scritto questo articolo su 1 Corinzi 14, 33, 35. Without going into the exegetical issues of that passage right now, to argue with him, that's not what I'm doing right now. All I want to say, I read that article, and at the end, something just leaped into my mind. E quando ho letto questo articolo, ora non voglio entrare in tutte le questioni esegetiche del passo, ho finito di leggere questo articolo e qualcosa mi è venuto improvvisamente in mente. He came to the conclusion that the text meant that women were not allowed to teach and not allowed to teach in the church. Lui arrivava alla conclusione che le donne non potessero parlare in chiesa e non gli era permesso insegnare. The text does say if they want to ask their husbands questions, they should ask at home. E il testo diceva se hanno poi delle domande da fare le facessero al proprio marito a casa. And I'll be glad to come back and talk about that tonight during the question time. E sarò ben contento di parlare di questo durante il periodo di discussione oggi o sabato. Yeah, or sabato. Yeah. Yes. So suddenly what I thought was Professor Lightfoot really likes it that way. E subito mi è venuto a mente, al professor Lightfoot piace che le cose vadano in questo modo. It seems to me that an honest man mi sembra una persona onesta would have written at least one more paragraph. Che ha scritto anche un paragrafo. Mi sembra che invece un uomo onesto avrebbe scritto, sì, mi sembra sì perché non ho finito. Mi sembra che un uomo onesto avrebbe scritto un paragrafo di più. And in that paragraph he would have said. E avrebbe detto in questo paragrafo. This is what I believe the Bible says. Questo è ciò che io penso che la Bibbia dice. But I'm really confused. Ma sono molto confuso. I know women who have gifts of the Spirit who minister to other people. Conosco donne che hanno il dono dello Spirito di essere ministre per altre persone. I know women who are functioning as elders in their congregation, but nobody prays for them. Simply because they're women, they don't get prayed for. Conosco donne che praticamente fanno le funzioni di anziane nelle proprie comunità senza essere lodate per questo. But there was nothing like that. Ma non c'era nulla come questo nell'articolo. It came to the end of the article. Arrivava alla fine dell'articolo. And it was clear he really liked it to say that the women should be quiet. Si vedeva chiaramente che gli piaceva dire
tacciansi le donne, cioè che le donne dovevano essere in silenzio. And I became very suspicious. E divenni molto sospettoso. Shortly after that, I was asked to teach a class on men and women in the Bible in a big church in Tennessee. E poco dopo questo mi venne chiesto di insegnare in una classe in una comunità molto grande in Tennessee su uomo e donna nella Bibbia, uomini e donne nella Bibbia. Yeah, and they wanted the whole Bible. E volevano uomini e donne in tutta la Bibbia. So of course I started in the book of Genesis. E quindi ho iniziato da Genesi. And in the book, according to the book of Genesis, both Adam and Eve had equal responsibility for tending the garden. E nel libro di Genesi viene detto chiaramente che sia Adamo che Eva hanno responsabilità identiche per prendersi cura del giardino di Eden. The story I'm about to tell you sounds almost like I made it up, but no, this is really happening. Sembrerà che la storia sia inventata, ma è veramente successo. After the class, dopo la classe, a man took me aside. Un uomo mi ha preso da parte. He said, "Scott, I don't know where you're going with this." Scott, non so dove vuoi arrivare con quello che stai dicendo. But I can tell you one thing. Ma ti posso dire una cosa. If you say anything about women being leaders in the church, you can divide this church. Se tu dirai qualcosa a favore delle donne leader in questa chiesa, tu dividerai questa chiesa. On the other hand, if you're going to talk about marriage and how people need to love each other in marriage, that'll be fine. Se invece parlerai del matrimonio, di come ognuno si deve amare e rispettare, questo andrà benissimo. Late that same day, the very same day, lo stesso giorno, I was invited to eat ice cream with another family. Sono stato invitato a prendere un gelato con un'altra famiglia. And I really like ice cream. A me piace molto il gelato. So as I was leaving the house, the man of the house took me aside. E quando stavo lasciando la casa, la persona appunto che era il capo della famiglia, cioè insomma uno della casa, mi prese da parte. He said, "I hope before you're done, you'll talk about how important it is for women to be leaders in our church." Spero che nelle tue lezioni, prima che tu finisca, dica chiaramente come sia importante che le donne debbano essere leader nelle nostre chiese. He said, "We have too many really talented women, some are teaching in the university, some are business women who have left our church because we won't even let them teach anybody except little kids." Abbiamo tante donne di talento, donne che hanno fatto l'università, che insegnano all'università, donne d'affari che hanno lasciato la nostra chiesa perché hanno detto l'unica cosa che potete fare è insegnare ai bambini. But he said, "If you say anything about marriage, you're going to be in big trouble." Ma se dici qualcosa a proposito del matrimonio, avrai guai. Yeah, and now tell your story. E adesso vi devo raccontare io una storia, perché ieri ci siamo detto delle storie reciproche. Nel caso mio è un po' più semplice. Ero in un campeggio che molti di voi conoscevano, in quell'anno ero il direttore di questo campeggio, e noi avevamo iniziato in questo campeggio a far sì che le donne potessero condurre la lode e potessero pregare. E io normalmente, in quanto responsabile del campeggio, chiedevo a donne di poter condurre la lode, a donne tranquillamente di pregare. E un primo fratello venne da me e mi disse: "Senti, io ho veramente un problema, perché per me che le donne preghino va benissimo, fai bene a farlo, ma farle condurre il canto, farle appunto la parola era leader nel canto, eccetera, significa dargli un compito di leadership e quello è insegnato che non si può fare, eccetera." Nello stesso giorno, questo è anche per me vero, venne un altro fratello e mi disse: "Io sono totalmente scandalizzato dal fatto che tu abbia fatto pregare donne in pubblico. Per me va bene che una donna conduca il canto, ma in qualche modo pregare è vietato dalle sacre scritture." Io cercai una soluzione che ovviamente non ho mai trovato, ma questo è quello che è successo a me, sì. Okay. All right, good. His story and the story that I tell prove one thing, that the feelings that many men have about this have to do with their feelings. It does not really have to do with our study of the New Testament.
Le storie che abbiamo raccontato dicono una forte verità, che gli uomini rispetto a questo problema hanno più a che fare, quello che credono, hanno più a che fare con i propri sentimenti che con ciò che realmente hanno studiato nella Bibbia. Last evening when Sergio was interviewing me at the concert, one of the things I said was, you never get better answers unless you have better questions. Una cosa che ho detto l'altra sera durante il concerto quando Sergio mi ha intervistato è che non puoi avere buone risposte se non fai buone domande. You can ask a question and there may be lots of information, but if your question is not big enough to contain the information, you'll ignore it. Tu puoi fare una domanda e avere tante informazioni, ma se non fai una domanda che possa prendere insieme tutte queste informazioni, non avrai una risposta. For example, when I was teaching in Germany, quando stavo insegnando in Germania, per esempio, occasionally at my institute we held seminars for pastors. Talvolta nell'istituto dove stavo avevamo seminari fatti per i pastori. And he asked then if there was a congregation. I said, "Oh yes." E un pastore chiese, "Ma c'è una comunità qui?" E io ho detto, "Sì, c'è." The congregation meets in the same room that we're having this lecture. Sì, perché praticamente la comunità si riuniva nella stessa stanza dove c'erano poi queste conferenze. He said, "I must ask you a question." Yeah. E quindi io, no, la persona dice, "Però io ti devo fare una domanda." Do you have any women leaders here? Avete delle donne leader qui? I said, "We're only about 35 people, we need everybody." E io ho risposto, "Guarda, noi siamo solo 35, abbiamo bisogno di tutti." We're about the size of a house church in the first century. Era più o meno come una chiesa domestica nel primo secolo. We have a woman. Abbiamo una donna. Who makes the most beautiful prayers. Che fa preghiere bellissime, le più belle. Her husband not so good. Suo marito non è granché rispetto. It's okay, but when it was time to be a leader in prayer, we often asked her to begin. Ovviamente va bene, e quindi quando vogliamo un momento di preghiera, abbiamo bisogno di iniziare un momento di preghiera, una leader per la preghiera, chiediamo a questa donna. And there was another woman in the congregation who was a poet. E abbiamo una donna nella nostra comunità che è una poetessa. And she could occasionally write poems for the scripture too. E lei talvolta scrive poesie che hanno a che fare con le sacre scritture pure. That really was very wonderful. E sono magnifiche. Yeah, yeah. He said, "No." He said, "You can't do that." No, tu non puoi fare questo. He said, "Where do you find in Scripture that there are any women who are doing things like that?" Dove trovi nelle scritture che donne possono fare cose come queste? I said, "Well, we could start with 1 Corinthians 11:5." E lui ha risposto, ma potremmo iniziare con 1 Corinzi 11:5. Where we're told in the midst of a very difficult passage that I'll be willing to talk about tomorrow especially. Dove viene detto in 1 Corinzi 11:5, in un passo complesso. In verse 5 it says that there were women praying and prophesying in the congregation. E in questo passo in 1 Corinzi 11:5 viene detto chiaramente che c'erano nella comunità donne che profetizzavano e che pregavano. And to show you don't get a better answer than your question, he told me, "No, that is not in 1 Corinthians." E io, pensando di aver dato la migliore, no, risposta a questa domanda, mi ritrovo che lui dice no, ma questo non si trova in 1 Corinzi. I said, "How can you be so sure?" E io gli chiedo, come sei così tanto sicuro? He said, "Last year I preached on every verse in 1 Corinthians." E lui ha detto, "Io l'anno scorso ho predicato 1 Corinzi versetto per versetto." He says, "That's not in 1 Corinthians." E quindi non c'è in 1 Corinzi, lo so. I asked him if he brought his Bible. E ho chiesto, prendi la tua Bibbia. I asked him to open up to 1 Corinthians 11. E quindi gli ho chiesto, apri a 1 Corinzi 11. And to read aloud verse 5. E legge ad alta voce 1 Corinzi 11:5. His face fell. La sua faccia andò giù. He said, "I never saw it." E disse, "Non l'ho mai visto." I never saw it. Mai visto. And this is part of the problem. There are many, many texts that many who claim that the new identity in Christ for women cannot include leadership, they're texts they never saw. Coloro che affermano che le donne nella nuova identità non possono avere leadership hanno proprio questo problema, che non vedono alcuni dei testi che sono presenti nelle lettere di Paolo.
Or if they saw them, they didn't understand anything about the context. Oppure se li vedono, non capiscono nulla di quello che è il contesto di questi testi. I heard a radio preacher in the United States who knew this text say, well, here's how it went. Ho sentito un predicatore alla radio su questi che conosceva questi testi. He gave a context. Lui ha dato un contesto. Here's how it went. He said he called them girls. Ah. Yeah, so he said the girls they prophesied at home. Ha detto, ah beh, le ragazze, perché lui non diceva donna, ma le ragazze profetizzavano a casa. And then their daddy took it to the church. E il padre portava la loro profezia in chiesa. Where was the church? La domanda era, ma dov'era la chiesa? It was in their house. Era nella loro casa. It was a casa domestica. Perché era una chiesa domestica. So where were these girls? Dove erano queste ragazze? In the toilet, eh? Nel bagno? Behind the door. Dietro la porta. And they called the prophecy to their father on the other side of the door. E quindi dicevano al padre dall'altra parte della porta. And then he took it into the living room. E il padre poi la portava nel salotto. Crazy. È assolutamente stupido. But you see, he thought about the church like his own church. Ma the church building. Che lui pensava alla chiesa come i nostri edifici per le chiese. All our brothers and sisters who were followers of Christ in the first century and for the next couple of centuries were in the context of chiesa domestica. Tutti i seguaci di Cristo, tutti i fratelli e le sorelle del primo secolo e dei due secoli successivi vivevano in un contesto di chiesa domestica, chiesa in casa. And this is something I want to stress when we come back to these texts whenever we do. Ephesians 5, 1 Corinthians 11. E quando torneremo a 1 Corinzi 11 ed Efesini 5, testi su cui tornerò domani. Right now, just let me say that because this was happening in a person's home, because it was happening in their home, that provided the social and psychological bridge for people being willing to accept the leadership of the women. E volevo dirvi questo proprio perché le prime chiese erano chiese domestiche, questo permetteva all'interno dell'ambito sociale, del background sociale in cui si era, che questo costituisse un ponte per poter accettare meglio una leadership femminile. They were already regarded as the leaders in their own home. Perché erano già viste come leader nelle proprie case. The roles of the sexes were often divided. The woman was in charge of the home, the man was in charge of going into the public. In genere, nella società appunto antica, le cose erano così divise. La donna aveva a che fare con l'economia domestica, gli uomini avevano a che fare con ciò che era fuori, al pubblico. In 1 Timothy she's even called the despot of the house. She is the one who is in charge. In primo Timoteo si parla addirittura del despota della casa, riferendosi alle donne della casa. All right. Now, let me just make a point here that as a historian, as well as being a theologian, but as a historian, I'm really interested to know how things really worked. E volevo appunto sottolineare che io come storico ho come dovere, molto più di un teologo, di far capire come le cose funzionavano realmente all'epoca. And just like us, the people in the first century were in a process of being changed. It doesn't happen just overnight on such an issue. E come noi, anche le persone del primo secolo erano in un cammino di cambiamento, non è che erano cambiate tutto ad un tratto. So there has to be some plausible bridge to get from how they were raised until they accept this new identity in Christ. E quindi c'era bisogno di una sorta di ponte dall'ambiente in cui erano cresciuti a questa nuova identità in Cristo. And the house church provided that. E la chiesa domestica era un ottimo ambiente per questo. Now it's time for another story. Ora vi dirò un'altra storia. When I was back in the United States teaching in 1975. Quando sono tornato negli Stati Uniti nel 1975. At a school called Emmanuel School of Religion. In questa scuola biblica che chiamata Emmanuel School of Religion. I was asked if I would teach a course about women in the church.
mi fu chiesto di appunto tenere un corso sulle donne nella Chiesa. And there were a few books out there that we were reading. E c'erano alcuni libri che stavamo leggendo in quel periodo. There were 20 people. C'erano 20 persone. 19 women were wives of the students who were studying. E c'erano 19 mogli delle persone che in qualche modo studiavano in Manuel School di religione. There was one brave husband who came too. E c'era anche un coraggioso marito che veniva. And they were becoming very confused what was in the books. Erano molto confusi, cosa c'è nei libri? And I was trying to help. E io cercavo di aiutare. So what I did, I put the name of every woman on a card about like this. Ho messo i nomi delle donne in una, diciamo, un cartellino come questo. And the verses and anything we knew could find out about that woman. E appunto ho messo questo nome di donna, poi il versetto e quello che avevamo trovato a proposito di questa donna. I found some very interesting things. E ho trovato delle cose molto interessanti. For example, in the book of Romans, chapter 16, verses 1 and 2, per esempio in Romani 16, 1 e 2, we meet a woman by the name of Phoebe. Troviamo una donna di nome Febe. And in many English translations, she's called a helper. E in molte traduzioni inglesi viene chiamata una aiutante. And I happen to notice today that in the Italian translation, she's called an assistenta. E ho notato oggi che nella traduzione italiana viene chiamata un assistente, in alcune traduzioni italiane. The Greek word is prostatis. La parola greca è prostatis. A prostatus is someone like a lawyer. Un prostatus è un avvocato. Someone who goes on a business mission for somebody else. Qualcuno che fa degli affari per procura per qualcun altro. I mean, you can see even those of us who don't know Greek, the pro means in place of, the status, sì. To be in place of, allora, somebody else. Anche se non sapete il greco, il termine pro significa al posto di. And this translation into Italian for assistenta is one then, I think, that is provoked by the fact that Paul says she was also a prostatus to me. E probabilmente la traduzione assistente che è stata fatta in italiano deriva dal fatto che Paolo dice è stato prostatus, cioè quindi anche per me, ha fatto affari, diciamo, anche per me. And since in their mind they could not imagine that Paul would say that there was a woman who really was above him. Siccome nessuno potrebbe immaginare che ci fosse una donna sopra Paolo, they made sure to demote her to become a helper. Hanno fatto in modo tale che diventasse un aiutante. Now, one option for understanding the word prostatus in the first century is to describe a patron. Allora, una possibilità per comprendere che cosa fosse un prostates nel primo secolo è descrivere che cosa fosse un patrono. So even if we bring it down to the level of patron, that means she offered her house. Allora, anche se fosse semplicemente un patrono, the Latin term patronus. Her money. Allora avrebbe offerto la sua casa, il suo denaro. She probably had a church in her house. Probabilmente aveva una chiesa nella propria casa. And according to our earliest tradition, she was the one who took the letter to the Romans. E secondo la tradizione, appunto, di questo prostates, dovrebbe essere lei che ha portato l'epistola ai Romani. There was no post office in the first century. Non c'erano postini, non c'era la posta all'epoca. And the person who carried a letter was supposed to give greetings and to help understand the letter. E chi portava la lettera, appunto, non solo doveva salutare al posto di Paolo, ma doveva anche essere l'interprete per le persone di quella lettera. Even in the first century, the letter to the Romans was not all that easy to understand. E anche nel primo secolo la lettera ai Romani non era questa passeggiata quando si doveva leggere. The point I'm just trying to build here, she must have been a very fine thinker, a very fine speaker, and she was Paul's patrona. E quindi il punto che voglio fare è che dobbiamo per forza pensare che era un'ottima pensatrice, che era capace di parlare e che era la patrona di Paolo.
And I found out something else very interesting. E ho trovato qualcos'altro di molto interessante. That she was called, as it is, that she was called a deaconess. Che lei è chiamata anche una diaconessa. A diaconessa, that's the way it is in the Italian translation, yes. Too, diaconess. In the Greek, it's diakon, masculine. Nel greco non è femminile diaconessa, ma è la diacono. Post Constantine, in the church, they did create an offer for the diaconessa. E poi dopo Costantino hanno appunto inventato il termine diaconessa. The word diakonos is used 22 times in the New Testament. Il termine diaconos è usato 22 volte nel Nuovo Testamento. 18 times it is translated when used for men as minister or leader. Le 18 volte, quando è usato per, nell'ambito degli uomini, viene sempre tradotto come ministro o leader. Three times it is simply transliterated, as to say the sound comes into the language. Tre volte è semplicemente traslitterato, diacono, in Italian more probably. Hmm? Yes. Now, what does that word mean in English, deacon? What does it mean in Italian? Che cosa significa la parola diacono in inglese, in italiano? You have to find the context. Devi trovare un contesto. By us, among the Baptists, the deacons are the bosses. Among in the Baptist churches, that they call their top people deacons. Nelle chiese battiste, le persone che stanno più in alto, no, le chiamano diaconi. The only person that's called the elder is the preacher. L'unico che è chiamato anziano è il predicatore. In the Episcopal Church, the deacon is one who's on his way to becoming a priest. Il diacono in una chiesa presbiteriana è, cioè, episcopale, scusate, sì, ho confuso. Una chiesa episcopale è uno che si sta preparando a diventare sacerdote. And many of the Christians in the United States, in our own churches in the United States, the deacons are the ones who handle the finances. E invece nelle appunto chiese cristiane normalmente il diacono è quello che si occupa dell'amministrazione finanziaria. And I'm saying that's wrong. I'm just saying, and I don't know if you can do this for me in Italian. You don't know what deacons do until you see them deek. E praticamente quello che vi sto dicendo è che voi non riuscirete a capire che cosa fanno i diaconi sino a che non ne vedete uno, sino a che non vedete deek, perché ognuno fa quello, cioè cose diverse, pertanto. Now, the original meaning is someone who waits on a table, like in a restaurant. Il significato originario era uno che serviva ai tavoli, come in un ristorante. Has anybody here ever waited table? You have to be smart. No. You have to remember. You have to bring it to the right people. But you have to ask. You ask, can I help you? Mm-hmm. You bring all your power to help. Yes. Se voi avete mai appunto servito ai tavoli, volete sapere che c'è una certa intelligenza nel servire ai tavoli, nel senso che vi dovete prendere cura di quelli che stanno ai tavoli, dovete aiutarli, dovete in qualche modo usare il vostro potere per aiutare gli altri. But guess who in the entire New Testament gets to be called what the word literally means, namely a servant. Ma indovinate chi nel Nuovo Testamento viene chiamato letteralmente un servo? It's so sweet. È così dolce. Yeah, it's Phoebe. È Febe. All the men get to be ministers and she gets to be a servant. E quindi tutti gli uomini sono ministri e Febe è una serva. So it's this kind of confusion then that I'm writing all this down on these cards, okay? And one night, it was a 2-week course and we were about on the fourth day, I decided you have to be able to make some sense out of this. E abbiamo iniziato a scrivere questo, diciamo, cartello con tutti questi nomi. Il corso durava 2 settimane, siamo arrivati al quarto giorno e ho detto, beh, bisogna dare un senso a tutto questo. I had a stack of cards about that thick. Ho messo insieme, no, il mucchio di carte insieme. And I got down on my carpet and started to spread them out. E le ho messe appunto sul tappeto e le ho iniziate a spargerle. Well, I thought it would really be interesting, first of all, if I could find the cards that just talk about women doing things.
e volevo trovare una carta, no, in cui bisognava, si trovava che cosa facessero, che cosa semplicemente facessero le donne. Yeah, like in 1 Corinthians 11:5 when it says they're praying and prophesying. Come in 1 Corinzi 11:5 dove si dice che profetizzano e pregano. So I put that card there. E quindi ho messo la carta lì. And then of course I knew about the text from 1 Timothy and so I put that one over here. E quindi ho preso poi anche la carta di 1 Timoteo, l'ho messa dall'altra parte. And then a card for Galatians 3:28. E poi ho preso una carta per Galati 3:28. And I put that card over here. E ho messo la carta da questa parte. And I started sorting out the cards. E quindi ho iniziato a distribuire le carte. Now, according to Neil Lightfoot and others like him, the big stack would have been over here with 1 Timothy. Secondo Neil Lightfoot, tutta il grosso mucchio, la maggior parte delle carte doveva stare a 1 Timoteo 2. Turned out there were two, maybe three. E invece su quella carta c'erano solo due o tre. Over here with Galatians 3:28 there were five or six. Su Galati 3:28 c'erano qua cinque o sei. And but the big stack was in the middle. Ma il grosso mucchio si trovava nel mezzo. And that big stack was just talking about women were doing as leaders without any particular comment. E lì c'erano le carte dove le donne facevano qualcosa come leader senza nessun commento particolare. It was as if that was what was happening as a regular thing, as a regular practice. È come se tutto ciò accadesse in maniera regolare, come una pratica regolare dell'epoca. So I wrote an article about this that I know that you have read. Yes. E ho scritto un articolo su questo che io ho letto, cioè io qua. So, e anche Johnny wrote. Yeah. No. And so this is I hope they find this a little funny. In that article I talked about the text like Galatians 3:28 or Acts 2:17, 18 that the women also shall prophesy on the day of Pentecost. Or a text like, First Corinthians 11:5, I've already said, about Acts 18, and I'm making this too long, right? Acts 18 and Priscilla being the teacher, mm-hmm. About the daughters of Philip being prophets. Okay. E quindi avevo iniziato questo articolo parlando di 1 Corinzi 11:5, di Atti, no, delle donne che profetizzavano, le figlie di Filippo, per esempio. So I called those all descriptive texts, just describing. E ho chiamato quei testi testi descrittivi, perché descrivono solamente ciò che le donne fanno. I still think that's the best way to talk about them. E penso che ancora oggi è la maniera migliore di parlare di quel tipo di testi. So I thought, well, what kind of teaching then would have led to people acting this way? E che tipo di insegnamento traiamo da persone che agivano in quella maniera? I said, well, of course it's like Galatians 3:28. È appunto quello che deriva da Galati 3:28. It was this, not just in heaven, but what was happening here from Galatians 3:28. Ciò che appunto dice Galati 3:28 accade qui, non semplicemente in cielo. So I called, in this article, I called them the normative text. Ecco, ho chiamato Galati 3:28 il testo normativo. And then the text in 1 Timothy and in 1 Corinthians 14, I called them the problematic text because they were trying to solve problems. E ho chiamato i testi che si relazionavano a 1 Corinzi 14 e a 1 Timoteo 2 testi problematici, nel senso che cercavano di risolvere dei problemi. So I got some very interesting letters. Ho avuto delle lettere molto interessanti. One man wrote to me and said, this young man, and I was at that time, this young man takes the text he likes and he calls them normative. I think the whole Bible is normative. E uno, per esempio, ha scritto, questo giovane, all'epoca era giovane, ha preso come testi normativi quelli che gli piacevano, mentre io penso che tutta la Bibbia è norma. Another letter that wasn't quite so polite said, well, those texts in 1 Timothy and 1 Corinthians may be a problem for this young man. Una lettera che era un po' meno educata della prima dice, beh, quei testi, 1 Corinzi 14, 1 Timoteo 2, probabilmente sono problematici per quel giovane che ha scritto l'articolo. He said they're no problem for me. Ma no, c'è nessun problema per me con quei testi. So I learned I needed to adjust my language. E quindi
ho pensato che era giusto modificare o quantomeno mettere a punto il mio linguaggio. And here's where I want to stress. You don't have to agree with me. E io voglio sottolineare, non dovete essere d'accordo con me. But whatever you do, you have to account for these descriptive texts. They're there, they're not going to go away. Però dovete ricordarvi che qualunque cosa diciate, dovete tenere conto di quei testi descrittivi, perché sono lì. Because it's the descriptive texts that help us decide which ones were regarded as the good instruction for everybody, and which ones then were the specific problem texts, that is the ones serving particular pastoral problems. Perché sono quei testi descrittivi che ci fanno capire quali sono i testi normativi, quelli che si applicano a tutti, e quali sono i testi che invece si applicano in particolari casi, per dove ci sono dei problemi. And I'm glad to be able to tell you that many evangelical scholars in the United States have now adopted this scheme. E posso dirvi che con una certa felicità che molti studiosi evangelici oggi negli Stati Uniti adottano questo tipo di schema. But often they're fighting against translations. E spesso stanno combattendo contro appunto le cattive traduzioni. Until very recently, one woman who has been completely obscured has been forgotten. Per esempio, una donna che è stata completamente oscurata è stata dimenticata. And now you can turn to your handout. E ora lo vedrete appunto nella vostra sintesi. Because the woman is named Junia. Questa donna si chiama Junia. Now, by the time we get into the Middle Ages church, many people are not speaking Greek anymore. Ai tempi del Medioevo molte persone non parlavano più greco nella Chiesa occidentale. And the families are giving them either the local native names or Latin names. Le famiglie iniziavano a dare i nomi appunto indigeni del luogo o i nomi di origine latina. So they read about Andronicus and Junia. E quindi hanno letto di Andronica e Junia. And they read in the text that these two were outstanding among the apostles. E hanno letto che Andronico e Giunia erano eminenti tra gli apostoli. So they said, well, of course, everybody knows all the apostles were men. E dicevano, come tu, ognuno sa, tutti gli apostoli sono uomini. Giunia must be a man. E quindi Giunia deve essere un uomo. So they did a sex change operation on her name. E quindi hanno fatto un'operazione di cambiamento di sesso sul nome di Junia. And the first person we know to do it because he wrote about it is a man by the name of Egidius. E il primo che hanno fatto questo tipo di operazione è stato Egidio. He lived at the end, beginning of the 13th century. Quindi viveva alla fine del XII secolo, l'inizio del XIII. And whereas the Greek text simply identifies these two as being Paul's relatives, probably fellow Jews, e nel testo che appunto li identifica come parenti di Paolo, nel senso che sono di origine ebraica, ellenistica, Egidio said, these two men. Egidio dice, ah, questi due uomini. The text is general just for relatives, huh? Perché il testo è per parenti. But now these two relatives get turned into men because only men can be apostles, right? Ma questi due persone sono diventati uomini sul pregiudizio che solo gli uomini possono essere apostoli. So this because of his work and other people who agreed with him, Junia remained a secret woman. E quindi per il lavoro di Egidio e di altri uomini, Junia è diventata una donna segreta. Until the end of the 19th century, fino alla fine del XIX secolo, when a Roman Catholic scholar, quando uno studioso cattolico, by the name of Lagrange, dal nome di Lagrange, who knew the ancient world very well, che conosceva appunto il mondo antico molto bene, he says, this sounds like a woman's name to me. Ha iniziato a dire, ma questo è il nome di una donna. But the biblical scholars in the Roman Catholic Church at the end of the 19th century were having many troubles. Ma gli studiosi della Chiesa cattolica all'epoca fine XIX secolo avevano tanti guai. They were accused of being modernists.
erano accusati di essere modernisti. Because they were challenging many of the doctrines of the church. Perché stavano cercando di sfidare molte delle dottrine della Chiesa cattolica tradizionale. So Lagrange said, all right. He left it. He left the issue. Didn't fight. E poi Lagrange ha detto, vabbè, ci sono tutti questi problemi, lasciamo perdere. Now, about 40 years ago, a person whom I met in Tübingen and then helped to get to Harvard. 40 anni fa, una persona che ho incontrato a Tübingen e che mi ha aiutato ad andare a Harvard. She spent 18 months of her life. Ha passato 18 mesi della propria vita researching ancient names. Cercando nomi antichi. The only people that she found who were ever named Junior. E le uniche persone che lei ha trovato in questa ricerca di nomi antichi che avessero il nome Junia were all women. Erano tutte donne. Finì, I mean, the argument is over. Yes. E questa è appunto un'ottima argomentazione. But not quite. Not quite. One of the people in the United States who has a reputation for being a very good scholar in Greek in the Evangelical Church is called Wayne Grudem. Allora, uno degli studiosi che ha un'ottima reputazione di essere anche un ottimo conoscitore del greco nella Chiesa evangelica si chiama Wayne Grudem. Ne parlerò domani più diffusamente. He takes the Greek to make it say that Andronicus and Junia were highly thought of by the apostles, but they were not apostles themselves. E ha cercato di trasformare il testo in modo tale che Andronichi e Giusnia fossero in qualche modo, come dire, autorizzati dagli apostoli, benedetti apostoli, ma non fossero apostoli loro stessi. It's really very sad because he does have a reputation for being a fine Greek scholar. È un po' triste perché lui ha una ottima reputazione per essere una studioso dell'antico. Yes, Grudem, she's saying, what is the translation in Italian? Yes, they are considered by the side of the apostle very important, outstanding. Yes. That's the translation of Grudem, yes. Excuse me. After pointing out that the Italian is not helpful in Romans 16:1 and 16:2, by translating Diaconessa and Assistenza, I wanted to congratulate the Italian translation in 16:7, because they have it right. They are relatives, not a man, they are relatives, and they are outstanding among the apostles. So she's not only an apostle, she's an outstanding apostle. Quindi mi devo complimentare in realtà con i traduttori italiani, perché se in Romani 16:1-2 c'è un problema con Febe, invece la traduzione italiana, le traduzioni italiane, invece per quanto riguarda Giunio e Andronico, dicono chiaramente che sono insigni tra gli apostoli, quindi danno una traduzione più chiara da questo punto di vista. I will be glad to answer a question, not right now, but I'll be glad to answer a question about why then there were no women among the first 12. Sarò ben felice di rispondere a una domanda, se qualcuno la vuole fare, perché non ci sono donne tra i 12 apostoli? And if that's the question you want to ask, we can do it in just one minute. E se lo volete domandare, lo possiamo fare tra un minuto. Look on your sheet. Guardate appunto there's, il vostro. There's one quotation on the sheet that is, I mean, they're all important, but one I really like. C'è una citazione molto importante, sono tutte importanti, ma una mi piace in maniera particolare. In the middle of the page there is a quotation from Johannes Chrysostomus. Al centro della pagina trovate una citazione di Giovanni Crisostomo. It's important to remember that he was a native Greek speaker. E bisogna ricordare che Giovanni Crisostomo è. So he knew how Greek parents named their kids. Allora, è uno che parlava, era greco e quindi parlava il greco come lingua madre e quindi conosceva benissimo quali erano i nomi che in greco esistevano. Please go ahead and read the first paragraph there. The first one? Yes. Yeah, the first paragraph. Oh, Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopolo, scrive nelle omelie sui Romani.
Come può essere che un'altra donna sia onorata e proclamata vittoriosa? Noi uomini siamo ancora di nuovo disonorati, o piuttosto non siamo semplicemente disonorati, ci viene conferito un differente onore, poiché è un onore avere donne come queste tra di noi, sebbene siamo disonorati in quanto lasciati così indietro rispetto a loro. Maria ha lavorato duramente tra di loro perché insieme agli insegnamenti ha svolto altri ministeri speciali. Le donne di quei giorni erano più vigorose dei leoni, condividendo con gli apostoli i loro sforzi per amore dei Vangeli. And read this one again, because I really love that sentence. Le donne di quei giorni erano più vigorose dei leoni, condividendo con gli apostoli i loro sforzi per amore dei Vangeli. They were like lions. Erano come leoni. It's a nice metaphor. È una bella metafora. Yeah. I think I should stop there and we have about 5 or 6 yes. minutes to start questions and then okay. we can continue them later. Ci fermiamo qui, ci sono 5 minuti se qualcuno ha delle domande.